tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video nel wrap up di gennaio, febbraio, marzo. Allora, devo dire che in realtà tutte le mie letture sono state effettuate da fine febbraio e tutto marzo, perché purtroppo gennaio e febbraio sono i mesi della sessione invernale all'università, quindi ho letto ben poco. Infatti partiamo con i libri che ho dovuto leggere per l'università. Allora, partiamo con L'Emilio di Rousseau, che vi ho già detto che è stato il primo romanzo pedagogico della storia, e racconta appunto la storia di Emilio e in tutta la sua vita, dove Rousseau spiega appunto i suoi punti di vista e cosa bisognerebbe fare a, insomma, un bambino, un ragazzino, adolescente, agli adulti, insomma, tutte queste cose prettamente pedagogiche. Simile è stato, sì, non è vero, è simile, però per l'esame di pedagogia ho letto Lettera a una professoressa di Don Milani insieme ai suoi alunni della scuola di Barbiana, che in realtà sì, è sempre per pedagogia, però diciamo, è una denuncia alla scuola dell'epoca di Don Milani. E quindi c'è Don Milani coinvolge appunto i suoi alunni della scuola di Barbiana, che è la scuola da lui fondata. Poi brevemente vi cito anche Amy Foster di Joseph Conrad, che l'ho letto sì perché cioè è piccolino, ci mettete un'oretta anche se non è per l'università, ed è per l'esame di letteratura inglese che in realtà dovrò dare a giugno, dato che è un esame che è da sessione estiva, a meno che non vogliate rimandarlo, ma io non credo. E quindi, cioè, questo è l'unico dei quattro libri che avrei dovuto leggere, però scoppiata la pandemia, qua non si è potuto fare più niente. Ma partiamo con le cose un po' più serie. Il primo libro che ho letto a gennaio, che non è dell'università, è un libro che mi ha toccato proprio nel profondo, che tipo, vabbè, che lo dico a fare. Ci sta la recensione sul canale, se volete saperne un po' di più, sia con e senza spoiler. E sto parlando di Nevernight, Albo Oscuro di J. Christophe, il terzo e ultimo volume della trilogia di Nevernight, appunto, Accadimenti di Luminotte in italiano. Non mi soffermerò molto sulla trama perché appunto, ripeto, c'è il video e poi è il terzo di una trilogia, quindi rischierei di fare spoiler. Però vediamo l'ultima parte della vita di Mia, questo è l'unico azzardo che posso farvi sulla trama, e su come riuscirà e se riuscirà a compiere il suo obiettivo di vendetta. È stato un duro colpo al cuore, 500 pagine di colpi, ma proprio per essere colpi da pistola, ma proprio perché no. E che dire, cioè non posso dire altro perché rischierei di fare un altro book talk in questo video che non era lo scopo di quello che volevo fare oggi. Comunque, ripeto, c'è il video, cioè non, poi non posso dire qualcosa di sintetico su questo libro perché non sarebbe adatto, ecco. E quindi, cioè, se volete saperlo, c'è la recensione, ecco, basta, cioè, senza che mi faccio soffrire da sola perché non mi sembra il caso. Poi, brevemente, i libri thriller che ho letto, c'è cioè comunque il link, cioè, sulle schede, il video che ho fatto, ve li cito un po' così. C'è Fiori sopra l'inferno di Ilaria Tuti, un thriller da 4 stelle su 5, tutto italiano, che io ho amato. Ci sta qualche cosa che non mi è piaciuta, però comunque nel complesso ci sta, ottimo. Poi abbiamo Altrimenti muore di James Patterson, a cui ho dato 3 stelle su 5. Non è il migliore che abbia mai letto. Forse è James Patterson, forse sono io, non lo so qual è il problema. Comunque un libro godibile e che io ho apprezzato. Sicuramente non mi ha fatto schifo, sinceramente non credo di volerlo rileggere o leggere altro di Pattinson almeno per il momento, però ok, ne parlo comunque nel video di thriller. E poi abbiamo Il silenzio del ghiaccio di Tess Gerritsen,
di cui ho fatto sia la recensione breve nel video dei thriller, ma anche un book talk di una ventina di minuti circa, quindi ce l'avete proprio così. È un libro che ho apprezzato veramente tantissimo, 5 stelle su 5, cioè io pretendo altro della Garrison perché l'ho amato questo libro. Non so se questo è stato il migliore suo e poi avrò delle batoste e delusioni, non lo so, comunque al momento ho letto solo questo dell'autrice e pretendo altro perché cioè è veramente un colpo al cuore, è più, no, più di Never Than No, però quasi. Poi abbiamo I 5 cadaveri di Robert Bryckner, che è un libro magari non perfetto, molto simile a altri thriller che ho letto, e sicuramente vorrei leggere altro dell'autore, magari prima altri perché ho delle priorità, però sicuramente è un libro che mi è piaciuto, che è bello, rispetta sicuramente la struttura che dovrebbe avere ogni thriller, quindi ci sta, va bene, e quindi cioè sì. L'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è il fatto che non sia il primo libro dell'autore, quindi tipo volevo qualcosa un po' più di originale, qualcosa che andasse un pochino avanti, dato che non è il primo libro dell'autore, però vabbè, non fa niente, cioè mi è piaciuto comunque, sicuramente recupererò anche altro. Poi abbiamo Assassino sull'Orient Express di Agatha Christie, che ho apprezzato, sì, mi è piaciuto, però forse il fatto che io sapessi già il finale, come andasse la storia, avendo visto anche il film, non lo so, sì, 3 stelle su 5, forse perché appunto già conoscevo la storia, già conoscevo il finale, quindi forse mi sono fatta condizionare da questo. Proverò con altri libri della Christie magari che non conosco, cioè che magari non conosco la storia a fondo, ecco, e quindi vi si vedrà poi in futuro come andrà. Poi un'altra delusione dell'anno, perché cioè vabbè, però me l'aspettavo da questo libro, mo ve lo dico perché vabbè, è Flower, cioè che vi ho già fatto una mezza recensione in realtà, però è stata una delusione perché cioè è il solito libro dove la protagonista è una scema incredibile, protagonista maschile veramente vabbè, manco che ve lo dico a fare. Pensavo che potesse essere una cosa diversa dalle altre perché partiva in realtà con un presupposto che secondo me buono, cioè alla fine lei che scopre che il ragazzo che le fa la corte è un VIP famosissimo, pensavo che fosse un pochino diversa la storia d'amore, che sì, sicuramente è diverso dagli altri romance perché alla fine cioè lui è famoso e quindi fa vedere anche i rischi dell'essere famoso, del successo, quindi anche il fatto che lui sia condizionato dal fatto che è famoso e che quindi non può avere relazioni, cioè che lui non vuole, cioè secondo me parte tutto da lui, che non vuole avere relazioni pubbliche, non vuole apparire, non vuole far apparire lei, ma secondo me lui c'ha proprio che c'ha il cervello di un criceto, lei ancora meno ce l'ha, e vabbè, che ve lo dico a fa, no, 2 stelle, perché proprio per generosità. Poi abbiamo Il libro segreto di Dante, che è un thriller italiano, è di Francesco Fioretti, che io devo rileggere alcune parti perché non ho ben capito, pensavo fosse un libro un po' più così, invece no, c'è proprio da ragionare, da ragionarci, soprattutto dalla metà in poi, perché giustamente il libro racconta della figlia di Dante, Antonia, e di Giovanni, presunto figlio di Dante, che dovranno scoprire perché il padre è stato ucciso e non morto naturalmente di malattia come si pensava, e quindi dovranno poi non solo scoprire chi l'ha ucciso, ma anche perché ha nascosto gli ultimi 13 canti del paradiso, che si pensava prima di scoprire che in realtà erano stati nascosti, che lui non avesse fatto in tempo a scriverli, invece li ha scritti e sono stati nascosti da Dante stesso, e quindi bisogna scoprire queste due cose principalmente, quindi c'è tutta una cosa criptica dietro, tutta una cosa vabbè, una cosa molto elaborata dietro, devo ancora ben capire cosa e perché. Comunque penso di fare una recensione un giorno quando capirò bene le cose.
Poi abbiamo un libro in realtà che pensavo fosse per bambini, e invece no. Cioè, da come l'ho letta io, da come l'ho percepita io, non lo farei mai leggere a un bambino. Sto parlando della Collina dei Colini di Richard Adams. C'è anche il cartone su Netflix, che è uscito l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo. Ma anche un film, cioè un cartone in realtà, che è uscito anni fa, non ricordo bene l'anno, comunque si vede che è molto molto vecchio, sarà almeno di 15 anni fa, 20 anni fa. E vabbè, cioè, perché non consigliarlo a un bambino? Perché fa vedere scene cruente, cioè proprio di sangue che s'azzuffano, perché appunto la Collina dei Conigli ha protagonisti, un gruppo di conigli che scappa dalla propria conigliera perché uno di loro ha previsto un guaio, cioè capiterà sicuramente qualcosa di brutto, quindi scappano, e per cercare un posto migliore dove vivere, stare tutti belli, felici e contenti, dovranno appunto affrontare delle prove e soprattutto dei nemici, altri conigli, e quindi si azzuffano, c'è il sangue, c'è una cosa troppo, vabbè, c'è questo stronzo di merda, uno degli ultimi nemici, che vabbè, e quindi no. Cioè, non lo farei mai leggere a un bambino, soprattutto non mai guardare il cartone, perché cioè, nel cartone si fa proprio vedere il sangue, le cose obbrobriose, e quindi penso si impressionerebbe un bambino a guardare queste cose. Magari uno bambino, magari di 11-12 anni, va bene pure, quell'età forse sì, altrimenti lasciate proprio perdere, perché no. Poi abbiamo un libro di cui ho parlato già abbastanza, quindi cioè, farò una cosa tipo così, c'è la recensione nelle schede se volete, e sto parlando della Corte dei Sospiri di Sarah J. Maas, che ha preso 3 stelle su 5 da me, perché mi è piaciuto, è una lettura godibile, sicuramente non è un libro perfetto, ci sono altri libri della vita e altri libri che sono stati migliori a parer mio. Però diciamo che l'approccio che l'autrice dà per questo libro è sicuramente bello, sicuramente ho apprezzato tantissimo, soprattutto perché vabbè, è il primo retelling che io abbia mai letto, è il retelling della Bella e la Bestia, quindi questo mi piace, cioè io ho sempre apprezzato il retelling anche solo a guardarli dalle recensioni degli altri. Quindi ho detto, vabbè, adesso leggo il retelling, perché non lo so, mi piacciono. C'ho questa idea che adesso vorrei leggere appunto del retelling, e grazie a Sarah J. Maas che mi ha permesso di farlo. Grazie alla Mondadori che ce l'ha portato in Italia, ecco. Poi, prima delusione dell'anno in realtà, che ho letto a febbraio, ed è L'Uomo Tigre, che... Cioè, non posso neanche parlare bene al fondo perché l'ho abbandonato, cioè io non abbandono mai i libri di solito, però questo mi stava facendo talmente schifo, cioè schifo no, però mi stava annoiando tanto, ho letto il primo capitolo, qualcosa del secondo, però cioè forse sono io che non so apprezzare questi libri, però no. Decisamente no, bocciato. Poi altri due libri che vorrei sicuramente comprare dei nuovi, perché questi non sono assolutamente nuovi, li ho presi dalla casetta, no? E... però sì, vorrei continuarli, magari non adesso, però decisamente sì, vorrei continuare perché sono divertenti, sono carini e mi divertono, magari quando non ho nient'altro da fare, quando sono lì senza far niente, magari posso leggere uno di questi. E sto parlando di A Love Shopping e A Love Shopping a New York, che fanno parte appunto della stessa serie di A Love Shopping di Sophie Kinsella. E il terzo sarebbe A Love Shopping in bianco, già il titolo fa capire cosa succederà, senza che... cioè... ci si impazzisce troppo, e appunto ripeto, rivorrei dei nuovi, perché poi dal terzo in poi sarebbero tutti nuovi, quindi anche i primi due, cioè io sapete che ho questa malattia e devo averli tutti nuovi. E poi come ultimo libro di marzo che ho letto a marzo è stato Il silenzio della pioggia d'estate di Diana Jefferies. Avrei voluto leggere qualcos'altro, iniziare qualcos'altro a marzo, però non ce l'ho fatta,
con le lezioni, con lo studio, poi questo, cioè, sono 400 pagine e ho voluto, diciamo, distribuirle un po' meglio durante questi giorni, quindi ho finito questo a marzo. E niente, questo video finisce qui. Vi parlerò meglio di alcuni altri libri che cui vorrei approfondire, e se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscriviti al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e fatemi sapere nei commenti quali sono state le vostre ultime letture, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!